Sarebbe meglio che finisse tutto. E allora... La colpa è mia, signore, per tutte le brutte cose che ho fatto. Guardatevi qua. Sono tutta infangata, inzaccherata. Ecco che cos'è. Ora lo so. La colpa è mia! È mia! Non vuole andare via, signore. Ma no, questa è pazzia, ma qui non c'è il minimo nesso. Siamo poveri stracci. Ecco la nostra colpa. Ha lavorato sempre, ha lavorato, patito sempre. Guardate qua, che mani. Eccellenza, la fame, abbiamo patita la fame. Parsh, consigliere Parsh, la sentenza, che cosa aspettiamo ormai? Abbiamo trivellato sino in fondo, più in là non è possibile. Parsh, bisogna dichiarare il responsabile. Alzati. È tuo dovere. Dunque, vediamo un poco, vediamo, in nome di Dio, secondo la legge dello Stato, e secondo il libero convincimento. Convincimento. Signor accusatore, che io resti fulminato se pronuncio questa sentenza. Che cosa fate, signor consigliere? Signor Getz, devo dirvi una cosa assai curiosa. Che forse a tutto questo io in tanti anni non ho mai creduto. Ma vi rendete conto? Altro che. Vi dirò, io sono stato un egoista, un porco, un gaudente. Anzi no, non è vero neanche questo, perché la mia vita è stata sempre terribilmente tetra. Tutte le notti a letto io sentivo il rubinetto del cortile, la pendola. Io pensavo alla corda della tenda. Sicuro avrei voluto uccidermi, caro signore. Sono stato infelicissimo. Solo. Io credevo di credere a tante belle cose, tiravo avanti, ma niente. Niente, caro signore, non ho mai creduto a niente. Io non so neppure io come mi trovo qui con tutte queste carabattole davanti. La giustizia! La legge! Io vi dico, caro signore, che sono stanco. Ecco, sono proprio stanco di stare qui a fare il
il pagliaccio. Eccole qua, le vostre cartacce. Scrivetela. Pronunciatela voi, la vostra sentenza. E noi? Non si conclude nulla. Tutto rimane così. Nulla. Nulla. Tutte pagliacciate. Bellissimo. Splendido. Adesso noi prendiamo il cappello e... No. Signor giudice, no. Non è possibile. Piuttosto condannati. Le lacrime. Le lacrime ci hanno bruciato la faccia. La faccia macchiata. E ora ci vengono a dire che è stata una burla che si è fatto per scherzare. No, signor giudice, no. Ne hanno smosso di mani. Di terra, queste mani. E adesso non c'è più nulla. Non c'è più nulla. Ma noi abbiamo portato un peso grosso, signore. Vogliamo essere tranquilli. Signor giudice, bravo signore. La sentenza, signor consigliere. Lo vedi, Farsh? Non vogliono che tutto sia cancellato come... uno sgorbio da una lavagna. Si sono trovati d'accordo su questo. Fruga e fruga, siamo arrivati al nocciolo. Un punto fermo è trovato. Siamo salvi. Puoi darla ora, la tua sentenza. Sì, forse ora posso darla. Sì, Parsh. Adesso sai, vogliono essere puniti. S'accapigliavano ora per districarsi e lasciare nella pece il compagno. Invece no, erano insieme. Tutti per una strada. E vogliono essere puniti per poter essere certi che essi vi camminano e che il loro cammino non è invano. Su, da la tua sentenza. Considerato. Considerato che tutti costoro davanti a noi in questo tribunale ed altrove molto si sono affaticati, impastando un pane confuso e scuro, e che in questo pane sembra un po' difficile spartire il buono ed il cattivo, considerato avanti. Considerato che molto essi hanno sofferto
trascinando un carico assai pesante, ma che nessuna cosa è ad essi più cara del loro stesso soffrire, avanti! Considerato dunque che essi soffrono, ma vogliono soffrire. Soffrono quando possiedono la terra e quando la lavorano per altri, quando oppressero e quando si lasciarono opprimere, quando ingannarono e quando furono ingannati. Per questi motivi. Per questi motivi? Per questi motivi noi dichiariamo, in nome di Dio, in nome della legge, noi dichiariamo che questi uomini... Su, Pars, pronuncia ora la tua sentenza. Dichiariamo che questi uomini pronunciarono. Pronunciano essi stessi. Ogni giorno, con la loro vita, con la loro pena, la giusta sentenza. Trovarono essi stessi la loro certezza e che forse dalle mani del giudice essi dovranno avere un'altra cosa più alta, la pietà. La pietà.